Allora, per noi della Città del Teatro è un grandissimo onore avere qui oggi con noi Judith Heano in occasione del ventennale della morte di Giulia. Io devo dire che sono anche particolarmente emozionato perché l'incontro con il Living Theater è stata un'esperienza, diciamo, i miei 20 anni, particolarmente significativa. E per non fare una cosa formale, ho mobilitato una serie di amici bolognesi per ritrovarmi un documento, e devo dire che è stata una cosa incredibile. Questo documento è stato ritrovato, ce l'ho qua. Più che un documento è una pedagogia, come si facevano allora i Deplians. E eravamo a Bologna nel 77, esattamente il 13 e il 25 giugno del 1977, in occasione di un casino che non mi sto a descrivere, perché era un anno particolare. E questo documento quindi ha una doppia valenza, ovviamente una valenza affettiva fortissima, perché io ero un quasi attore che lavoravo in un quasi teatro e incontrò per 3 giorni una formazione, appunto, che si chiamava Living, e ci fece questa esperienza meditare su quello che allora fu definito come sadomasochismo politico. 7 meditazioni sul sadomasochismo politico. Beh, un'esperienza quindi che in qualche modo mi ha fatto capire che quella forse sarebbe stata la mia strada, il teatro. Cosa ho fatto? Ho fatto un'azione semplicissima, è un documento che, come dire, mi rimane quasi appiccicato alle mani, e lo vorrei regalare a Judith. Passerei la parola subito al ministro Verbi, Cinema Musica e Teatro dell'Università di Pisa. A nome del corso di laurea di Cinema Musica e Teatro dell'Università di Pisa, io do, e a nome mio personale, do il benvenuto a Judith Marine a Nusetto, e devo dire che ritengo una cosa così importante che loro siano qui oggi a mostrarci questo film che parla della continuità e della memoria e della continuità di questa esperienza straordinaria, che è stata un'esperienza, una delle esperienze più importanti del teatro del Novecento e che è la memoria di un'intera generazione. Potevo portare anch'io come Fabrizio dei pezzi del mio passato qui, un po' più vecchi, nel senso che io sono più vecchia di lui, quindi, però penso che siamo qui oggi per vedere questo film che parla anche delle esperienze recenti del Living, e questo è molto importante, e credo che ci darà la possibilità anche di fare delle domande alla fine. Un'altra cosa volevo dire a nome, e do il benvenuto anche a nome di tutti i colleghi, anche di quelli che non sono qui, a nome di Anna Barsotti che non ha potuto essere qui, e ringrazio in particolare la Scuola Normale Superiore e il professor Settis che hanno aderito a questa iniziativa e che hanno anche generosamente dato il supporto perché si realizzasse. Con questo rinvio tutto alla fine e quindi vi faccio molti auguri per godere pienamente di questa presenza di queste due straordinarie persone che abbiamo con noi oggi.
Brevemente per ricordare un po' la scaletta, a parte che anch'io allora devo dare una testimonianza del mio living, che è un po' più giovane, ha 15 anni soltanto, ma sto cercando di raccogliere un po' di materiale di memoria anche attraverso il living, serve anche quello. Dunque, io sono Anna Maria Monteverdi, collaboro al CMT e sono molto contenta di essere riuscita a mettere insieme un po' di strutture, di istituzioni, questo teatro, il CMT e anche la scuola normale. L'unione fa la forza, siamo riusciti a portare Judith Malina. Tra l'altro in un momento molto molto particolare di mobilitazione degli operatori dello spettacolo, della gente per lo spettacolo contro i tagli alla finanziaria. Questo è molto importante, abbiamo portato qua Judith Malina, che testimonianza di un teatro di resistenza, di un teatro rivoluzionario. Questo ovviamente oggi assume un significato molto molto particolare. Siamo stati a Roma a manifestare pochi giorni fa. Dunque, io volevo soltanto ricordare brevemente la scaletta. Judith Malina e Anor ci regalano come introduzione a questo pomeriggio un brano poetico per celebrare anche in commemorazione di Julian Beck, perché questo evento è stato fatto per ricordare la memoria appunto di Julian Beck, morto 20 anni fa, quindi per ricordare il ventennale della morte. Abbiamo deciso poi di proiettare il film, quindi rimandiamo la discussione, il dialogo con il pubblico dopo il film, che dura 90 minuti, quindi in qualche modo ecco, è piuttosto lungo, però rimandiamo questa discussione che è necessaria, dovuta e doverosa. E il film, come diceva Ines, è un film molto importante perché tratta dei 50 anni della storia del living, appunto nato da Julian Beck e Judith Malina nel 1947 a New York. Ed è importante perché testimonia, questa è un po' la tesi del film, la continuità concettuale ideologica del living dagli anni 60 ad oggi sostanzialmente. Questo è sancito proprio dalle prime immagini del film, che mette insieme Paradise Now, lo spettacolo più rivoluzionario del living, con il living di oggi a Ground Zero o a Times Square, che fanno delle performance in strada contro la pena di morte, contro la guerra, a testimoniare appunto un teatro ancora vivente, ancora living. Ancora è una testimonianza dell'ultima residenza del living in Italia, a Rocchetta Ligure, da cui sono stati allontanati pochissimi anni fa. Sono stati allontanati, diciamolo, per ragioni politiche, mascherati sotto ragioni economiche. Quindi il living è ritornato adesso in America, è ritornato a New York, ma questo film testimonia della presenza in Italia, dove hanno creato uno spettacolo che si intitola Resistance, ispirato ai fatti della resistenza partigiana appunto a Rocchetta Ligure, ma che è diventato immediatamente emblema di ogni forma di resistenza umana, appunto alla guerra, all'economia capitalista, all'economia globale. E ancora, una grande parte del film è dedicata a Resistance a Genova, perché appunto il living ha portato per le strade, per le piazze di Genova in occasione dei fatti del 2001, della manifestazione anti-G8, questo spettacolo dal titolo Resist Now, quindi una parte di Resistance dal titolo nuovo Resist Now, per le strade di Genova appunto con i manifestanti tra i pacifisti, da qui anche il film che si intitola appunto Resist. Un'ultima parte, credo molto molto significativa, e potrebbe essere fonte di un po' di domande da fare proprio ad Anon e a Judith, la presenza del living oggi nelle varie zone più calde della terra, calde nel senso di guerra, quindi i laboratori, gli spettacoli per esempio in Medio Oriente, e quanto oggi il loro messaggio nato pacifista viene, e come viene accolto dalle giovani generazioni. Grazie. Salve. Grazie per queste parole. Cominciamo con una poesia di Judith, direttamente. Questa si tratta dal rifiuto della politica dall'amore, non opposto, opposto sappiamo già. Amore e politica. In barca al largo dell'isola di Cipro, vidi la testa galleggiante di Afrodite. Lei disse: sono anarchica e non voto. Rispose: va bene. Disse: oh simulacra del classico pensiero, sei cieca
ricca su alcuni concetti cruciali. Lei fece solo un cenno per non sembrare scortese e disse: buonanotte. Ostai criptoi, ci sono così tante cose di cui dovremo discutere. Il potere dei re inutili, l'oppressione sessuale di cui canta Saffo. Ma l'eccolo a picco lontano. Per commemorare Giulia, e ho avuto questo grande privilegio di lavorare con lui per tanti anni, vi leggo due cose. Prima, una poesia che ha scritto la nostra amica Tacia Maraini, poco dopo che è morto Julian, 20 anni fa. Ora, Julian, cammini senza scarpe. Ora, Julian, cammini senza scarpe. Ora, Julian, mangi rose ghiacciate. Ora, Julian, tutti i gatti sono scappati dal tuo grembo. Neanche una pulce ti prende per padre. In un salone di Cinecittà mangiavi pasta e fagioli su un piatto di plastica. Giulia, le dita sporche di lacca verde, parlavi di libertà, la bocca piena, gli occhi ridenti, quasi bianchi, tanto erano colmi d'aria. Giulia, che cos'era il teatro sotto i tuoi piedi secchi, diviso in zone calde e amare, fra fiotti di una realtà immaginaria, le geometrie della tua intelligenza, la lingua incolore della scelta? Sembrava che fossi un monaco feroce, ma ti piaceva toccare i muri e i corpi e le macchine e la terra. Julian, con la tua faccia di uccello rapace, fumavi come un vecchio turco, scivolavi nei tuoi pantaloni neri lungo i sentieri del pensiero. E Judith, che si gonfiava i capelli come un'ala di gufo inselvatichito, cercatori d'oro, tu e lei, curvi, gobbi, sotto le assi del palcoscenico. E a furia di scavare, così è nata lei, come un topo fra riflettori volanti, e tu, dietro, con la grazia di un saltimbanco nelle scintillanti sete d'inverno, fra pannelli di vetro e tele d'Olanda, fra fiori di taffetà e corone di carta. Julian, quando ci guarderai, noi saremo già lontani. E tu, grande tiratore d'arco, dal tuo mondo di silenzi squillanti, ci osserverai attraverso il tuo binocolo rovesciato e ci saluteremo come da una nave lontana, alzando il braccio e uno straccio bianco. E ora vi leggo un breve brano dal libro postumo di Julian, che si chiama Theandric. Se le bombe non possono insegnare, come può farlo il teatro? Se la lunga linea di corpi lacerati prodotta dall'intero XX secolo non può insegnare, come può farlo il dramma? Se le grida inquietanti
delle voci incenerite di tanta popolazione del nostro tempo, le convulsioni del carro bestiame che ondeggia avanti e indietro, torturati da scariche elettriche, povertà, disperazione psicologica, cadute dell'amore, crepi della famiglia, demonologia politica, idioti al timone, rovina dopo rovina, ognuno di noi trascinato come il corpo di Ettore intorno alla città in fiamme in segno di sconfitta, tutta la gloria trasformata in immondizia. Se l'angoscia accumulata del XX secolo nella sua tragedia senza pari non può insegnare, come può farlo uno spettacolo? Allora vi legge Judith una sua poesia, poi vi lasciamo con il film. La malinconica vita della donna. Quando cominciai ad imparare, impara che lei non è un ragazzo, e presto o tardi inculcano che lei è una ragazza. Presto o tardi le viene insegnato che ciò ha angoscianti vantaggi e angoscianti svantaggi e che deve lottare. Lei più o meno capisce che il maggiore di questi è sottomissione. E presto o tardi lei più o meno si sottomette. Lei usa con pazienza e voluttà angosciose alternative. Lei ha paura e vuole diventare una donna e diventa una donna. E ha paura di essere una donna. Lei più o meno sceglie, ma più spesso che no è scelta da uno o più uomini che diventano i suoi protettori, distruttori, mariti e amanti. Che compiano nel bene e male i passi di ciò che succede fra donna e uomo. Raramente, o spesso, o mai, o sempre, un uomo le penetra il corpo per tanti motivi che confrontati ai suoi sono tutti differenti, tranne amore, che lei più o meno cerca e più o meno trova. Qualche volta il suo corpo si apre e lascia sfuggire il bambino. Spesso il suo corpo è consumato da inevitabile dolore, ma più spesso che no va in rovina con evitabile dolore. Poi, quando lei ha sofferto abbastanza, è sanguinato, e non sanguinato, è procreato o abortito, è pianto
o no pianto dal vestito, tanto dal vestito da sposa.